buonasera a tutti quanti voi, ben ritrovati insieme in questo spazio che dedichiamo per parlare di famiglia. La famiglia è qualcosa che sta molto a cuore a tutti quanti noi, tutti abbiamo una famiglia, tutti proveniamo da una famiglia, tutti dobbiamo, ci sono tanti altri invece che devono formare famiglia, ma tutti siamo dentro un contesto di famiglia, vogliamo dare il giusto valore e la giusta importanza a quello che è una famiglia, un matrimonio. Così questa sera voglio riprendere un po', voglio passare alla seconda parte di quelle che sono stato lo studio della scorsa settimana, i problemi che si affrontano tante volte nel matrimonio. La scorsa settimana abbiamo parlato della mancanza quando due persone si sposano. Tante volte ci sono dei conflitti, delle difficoltà, dei diverbi, e questi diverbi, questi conflitti tante volte arrivano anche ad arrivare ad una separazione, ad un divorzio, ad essere separati in casa, ma tutto questo è sbagliato, perché c'è la soluzione per un buon matrimonio, c'è una soluzione per creare e costruire una buona famiglia. Non è scontata la famiglia, ma bisogna lavorarci, non è scontato il matrimonio, non si edifica da sé un matrimonio, ma bensì va costruito. Così voglio fare un brevissimo riepilogo di quello che abbiamo trattato la scorsa settimana. E la scorsa settimana abbiamo parlato della mancanza di cambiamento come stile di vita crea un problema nel matrimonio. Non possiamo comportarci nel matrimonio come quando eravamo single e quindi eravamo scapoli. Poi mantenere le stesse amicizie o le stesse priorità nel matrimonio causa un problema, e quindi ci deve essere un cambio di stile di vita, un cambio di amici, un cambio di priorità, rifiutare il cambiamento. Qualcuno tante volte dice: ma sono così, non posso cambiare, o a volte il marito dice alla moglie: tu mi vuoi cambiare, o la moglie dice al marito: tu mi vuoi cambiare. No, è una scelta che tutti quanti noi dobbiamo fare subito dopo il matrimonio, o per meglio dire quando ci sposiamo. Dobbiamo entrare nel matrimonio consapevoli che il matrimonio ci cambierà, è in sé il matrimonio che ci cambia, e quindi dobbiamo avere una predisposizione al cambiamento. Poi abbiamo parlato che ognuno di noi è responsabile delle proprie scelte, e quindi le scelte che facciamo in bene e in male ovviamente dobbiamo assumerci le responsabilità, o prenderci anche la nostra bella gratificazione, perché se ci siamo messi in discussione di cambiare e cambiamo, migliora il nostro matrimonio e di conseguenza saremo gratificati, benedetti da questo matrimonio eccellente, meraviglioso, dove staremo tutti in pace. Poi i cambiamenti portano soddisfazione, portano anche gioia, quindi è importante che tutti quanti noi cambiamo, perché un matrimonio deve portarci a migliorare, non ci peggiora un matrimonio. L'intenzione di un matrimonio, quell'intenzione che ha Dio, è di migliorarci e non di peggiorarci. Così questa sera vogliamo trattare la seconda parte di questo studio, per titolo Causa dei problemi matrimoniali. Uno dei problemi nel matrimonio che molto spesso attraversiamo tutti, perché il matrimonio è bello, ma al tempo stesso è complesso, e quindi bisogna conoscerlo. Ogni matrimonio ha una sua storia a sé, perché sono due persone diverse, e quindi di conseguenza vengono messe due persone insieme, e queste due persone insieme a volte ci sono dei conflitti. Si può migliorare, e l'intenzione che Dio ha per ogni matrimonio è di migliorare le persone, non di peggiorarle. E quindi dobbiamo affrontare ovviamente il matrimonio con le giuste basi. Uno dei problemi che tante volte abbiamo nel matrimonio è preoccuparsi solo di se stessi e non accettare l'intromissione dell'altro coniuge. Questo è uno dei problemi che tante volte noi affrontiamo nel matrimonio. Tutti quanti noi abbiamo affrontato questo tipo di problema nel matrimonio: ci preoccupiamo di noi stessi e non permettiamo al nostro coniuge di entrare nella nostra vita. Questo è uno dei problemi che tante volte piano piano porta i due coniugi a dividersi. A volte si usano delle parole offensive, quali "io ho i miei diritti, la mia personalità e nessuno deve dirmi quello che deve fare". Tutti quanti noi, per la maggior parte, abbiamo usato queste parole
all'interno del matrimonio. Nessuno deve dirmi quello che devo fare, ma se ti sei sposato con tua moglie, se ti sei sposato con tuo marito, devi anche dare la possibilità a tuo marito o a tua moglie, a secondo il sesso, ovviamente devi dare la possibilità al tuo coniuge di dirti quelle cose che devi cambiare, quindi, o che dobbiamo cambiare, non dire io ho i miei diritti, no. In un matrimonio ci sono diritti e doveri reciproci, e quindi c'è una complicità. Quindi non blindiamo la nostra vita, dici io sono così, nessuno deve dirmi, tu non mi devi dire quello che io devo fare, io ho i miei diritti, ho i miei amici, ho le mie soddisfazioni, io devo uscire, io devo andare a mangiare, devo andare a calcetta, a giocare al basket e cose di questo genere, ma il nostro coniuge è coinvolto nella nostra vita, nel nostro matrimonio. Ovviamente, come spesso dico, e voglio sempre ribadire, perché tutto quello che facciamo lo facciamo su basi bibliche, e quindi vogliamo menzionare quello che la Bibbia dice, ovvero la parola di Dio dice del matrimonio, perché colui che ha creato il matrimonio e ha ideato il matrimonio è stato Dio, ed è Lui che ha la soluzione per ogni problema che potremmo affrontare nel matrimonio. Quindi se vogliamo che costruire dei matrimoni solidi, se vogliamo costruire dei matrimoni eccellenti, dobbiamo andare a colui che ha creato il matrimonio, colui che ha stabilito il matrimonio. Ed è importante che ognuno di noi faccia morire parte di se stesso, e quindi quelle cose che ovviamente non sono da parte di Dio, quelle attitudini, quei modi di pensare sbagliati che tante volte abbiamo, devono morire in noi stessi affinché possiamo edificare ovviamente un rapporto meraviglioso. C'è una scrittura, ve ne cito due questa sera, in Giovanni al capitolo 3, versetto 30, la Bibbia dice: bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Quando Gesù dice questa frase, dice bisogna che egli cresca, e quindi è importante che in ciascuno di noi, sto parlando a dei cristiani, ma parlo anche a persone che non sono cristiani, a volte hanno sentito parlare di Gesù, a volte l'hanno bestemmiato, ma io ti dico che la soluzione per il tuo matrimonio è anche Gesù, ed è importante che Lui possa entrare nel tuo matrimonio, che tu permetta a Gesù di entrare nel tuo matrimonio e che Lui cresca in te, perché tu possa costruire un matrimonio sano, possa avere un matrimonio felice, possa avere un matrimonio eccellente dove ti possa far star bene. Quindi è importante che ci sono aree della nostra vita che possano morire, o tante volte aree del nostro carattere che deve morire, affinché Cristo possa crescere nella nostra vita. E poi c'è un'altra scrittura citata nel Vangelo di Luca, al capitolo 9, versetto 23, Gesù stesso parla, dice: poi disse a tutti: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. E a volte noi abbiamo delle decisioni da fare, di rinnegare noi stessi, e quindi per poter seguire Cristo Gesù. Ripeto, la soluzione per il tuo matrimonio ce l'ha Cristo Gesù. Quindi è stato il Padre di Cristo Gesù, Dio, che ha creato il matrimonio, ha ideato il matrimonio, e c'è una grande benedizione. Come Dio ha creato il matrimonio, ha creato il matrimonio perché l'uomo e la donna insieme possano essere benedetti, possano vivere una vita su questa terra benedetta. Dio non ha creato i problemi, Dio non ha creato la separazione, Dio non ha creato il divorzio. C'è una scrittura che dice che Mosè ha concesso il divorzio nel popolo di Israele, ma a motivo della durezza di cuore che aveva il popolo. Quindi non è Dio che ha creato il divorzio e la separazione, ma è stato qualcosa che ha creato il nemico di Dio. È colui che va contro il matrimonio. Quindi se tu vuoi vivere un buon matrimonio e hai la possibilità di poter vivere un matrimonio meraviglioso, un matrimonio eccellente, basta solo fare una cosa: permettere a Gesù di venire a vivere nel tuo matrimonio, permettere a Gesù che Lui entra nel tuo matrimonio. Ripeto, la soluzione è che Gesù entri nel tuo matrimonio. E uno dei coniugi deve, almeno uno dei coniugi deve permettere che Gesù entra nel matrimonio. Quando Gesù
entra nella tua casa, nel tuo matrimonio, porta cambiamenti. C'è una scrittura molto bella che un giorno Gesù si fermò a casa di un certo Zaccheo. Zaccheo era un esattore delle tasse, uno che prendeva, accumulava soldi, toglieva soldi alle persone e si arricchiva lui. E un giorno Gesù lo vide, entrò a casa sua e gli disse: Zaccheo, io oggi devo entrare a casa tua. E nel momento in cui Gesù entrò a casa di Zaccheo, la condizione della vita di Zaccheo cambiò, cambiò anche l'atmosfera a casa sua. Così io ti voglio incoraggiare questa sera perché tu possa permettere a Gesù di entrare nella tua vita affinché lui si possa prendere cura della tua vita, del tuo matrimonio. Un'altra cosa è un'altra bugia che tante volte io ti parlo come pastore, incontro le persone dicono: no, ma il matrimonio, il mio matrimonio è tutto bene, non abbiamo problemi, va tutto bene. Poi magari incontri l'altro coniuge, già sai, mio marito, mia moglie. È una bugia, è una menzogna dire che nel matrimonio non si hanno problemi. In tutti i matrimoni abbiamo difficoltà, abbiamo problemi, ma possiamo avere anche la soluzione come affrontare i problemi e come risolverli per portarci sempre ad una maggiore unità con il nostro coniuge. E la verità è che tutti i matrimoni hanno difficoltà, tutti hanno problemi e tutti quanti noi dobbiamo accettare di scoprire quali sono i problemi, ammetterli e di conseguenza affrontarli, non scappare dai problemi. Ma una persona, un marito o una moglie saggio o saggia, cosa fa? Riconosce di avere problemi nel proprio matrimonio, li ammette e di conseguenza li affronta, sia individualmente che li affronta insieme. E la Bibbia dice in Proverbi capitolo 28 al versetto 13, cito questi perché tu puoi a casa, puoi leggerti questi versetti, se hai una Bibbia puoi aprire la tua Bibbia e puoi andare a leggere questi passi della scrittura che sicuramente ti serviranno, saranno una benedizione per la tua vita. E dice così questo verso: chi copre le sue trasgressioni non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. Così la Bibbia dice: chi copre le trasgressioni, cosa fa? Peccherà, non prospererà. E Dio vuole che il tuo matrimonio sia prospero. E quello che c'è nell'intenzione di Dio, nel cuore di Dio Padre, è che tu possa vivere una vita felice, una vita prospera, un matrimonio prospero. Però non hai, comunque, non sei autorizzato a coprire le tue trasgressioni, ma bensì devi portarli fuori affinché possa prosperare. E l'incoraggiamento che io ti voglio dare: affrontali prima con te stesso o con te stessa e poi affrontali anche con il tuo coniuge, perché possa risolvere il tuo matrimonio e possa portare insieme con tuo marito, con tua moglie, possiate portare la benedizione nella vostra famiglia, nella vostra casa. E credo che chi ascolta sicuramente ha dei bambini. Pensate ai bambini cosa vivono in un contesto familiare dove i genitori litigano, dove i genitori sono sempre in disaccordo. Quindi è importante, caro marito, cara moglie, non pensare solo a te stesso, non essere egoista solo a te stesso, pensi solo a te stesso, pensa anche al tuo coniuge, perché il tuo coniuge è un dono di Dio. Qualunque sia il problema, la difficoltà che stai attraversando, il tuo coniuge è un dono di Dio. Ma poi pensa anche ai bambini che sono a casa tua, perché quelle trasgressioni che noi oggi copriamo si ripercuoteranno anche sulla vita dei nostri figli. Quindi è importante non essere egoisti, non pensare solo a noi stessi, ma bensì pensare al nostro matrimonio e pensare anche nel nostro contesto familiare ai nostri bambini. E quello che c'è nel cuore di Dio, come già ti avevo detto prima, è che Dio ha pensieri di pace meravigliosi per la tua famiglia. Dio vuole che tu abbia una famiglia felice. Lo ripeto ancora: Dio vuole che tu abbia una famiglia felice. Il piano di Dio per la tua casa non è che tu abbia solo un momento, una giornata, un fine settimana, un weekend, perché ti vai in vacanza felice. Ma Dio vuole quello che c'è nel cuore di Dio Padre, perché lui, prima di essere Dio un padre,
Dio vuole che la tua famiglia sia felice, che il tuo matrimonio sia felice. E perché tu possa rendere il tuo matrimonio felice, devi permettere a Dio di entrare nel tuo matrimonio. Una casa felice si ottiene in questi modi. Primo, pregando fino a che non si realizza la felicità nella tua casa, nel tuo matrimonio. La seconda cosa, per rendere felice una casa o un matrimonio, è rinunciare tante volte a noi stessi. Gli uomini siamo orgogliosi, quando parlo in questo contesto sto parlando uomini, sia uomo che donna, siamo orgogliosi, pensiamo a noi stessi e curiamo soltanto i nostri diritti, curiamo quello che noi pensiamo che sia giusto, ma a volte non è così. Dobbiamo essere altruisti, a volte rinunciare ai nostri interessi, al nostro ego, alla nostra, come dire, ai nostri desideri per pensare ai desideri degli altri e quindi andare incontro ai bisogni del nostro coniuge. Meraviglioso che Dio ci ha messo accanto. E poi un'altra cosa è riconoscendo che la chiave principale per ogni buon matrimonio e per rendere un matrimonio felice e una casa felice è una buona comunicazione, dove tutti quanti noi dobbiamo imparare a comunicare. Oggi purtroppo c'è un grande dramma nella vita delle persone, la mancanza di comunicazione. I social network ci hanno separato, non ci hanno portato ad avere una buona comunicazione. I media ci separano, tutta la tecnologia oggi ci sta separando dal nostro matrimonio piuttosto che unirci per avere una buona comunicazione. E c'è la buona comunicazione, la comunicazione efficace. E io credo che ogni matrimonio debba sviluppare una buona ed eccellente ed efficace comunicazione. Si comunica con le parole, si comunica anche con i gesti affettuosi, che può essere un abbraccio, una carezza, poggiare la mano sulla spalla, e quindi è importante che sviluppiamo questo linguaggio di comunicare, sia la comunicazione verbale che anche quella non verbale, fatta secondo i canoni biblici, secondo l'ordine, perché ci sono anche comunicazioni non verbali che feriscono, che danneggiano. Ci sono comunicazioni verbali che tante volte usiamo, parole che feriscono. E tante volte le parole sono così taglienti, più taglienti di un coltello, che può tagliare, comunque può creare una ferita. Ma ci sono delle parole che tante volte usiamo nella comunicazione, che non è una giusta comunicazione, che vanno a causare delle profonde ferite nell'anima del nostro coniuge. Quindi è importante che sviluppiamo tutti quanti noi una sana comunicazione, ovvero una eccellente comunicazione, che sappiamo comunicare. Possiamo prenderci del tempo per comunicare, possiamo stabilire un tempo con il nostro coniuge quando comunicare, quindi quando trasmettere i nostri desideri, i nostri valori, saper ascoltare anche il nostro coniuge, che è un'arte, sapete. La capacità di ascolto è un'arte. Oggi tutti quanti noi dobbiamo studiare perché possiamo sviluppare la capacità di ascolto, perché tutti quanti noi piace che qualcuno ci possa ascoltare. Forse oggi tanta depressione, tante persone si tolgono la vita, ci sono tante persone malate di mente, ci sono tante persone scoraggiate perché forse non hanno avuto all'interno delle loro amicizie, della loro famiglia, forse anche all'interno del matrimonio, persone che li hanno ascoltate. Quindi è importante che tu come marito possa ascoltare tua moglie e anche tu come moglie possa ascoltare tuo marito. Non fare l'errore di parlare sempre tu e non lasciare spazio a tuo marito parlare, ma come donna sviluppa anche la capacità di stare un po' in silenzio, di tenere la bocca chiusa, e sviluppa la capacità di ascoltare tuo marito. Non dare tutto per scontato, perché a volte noi mariti sentiamo la necessità, sentiamo il bisogno di poterci aprire con le nostre mogli. Ma se le nostre mogli, se le mogli inizia a parlare e quindi inizia ad alzare il tono di voce, a volte a parlare contro il marito, a parlare sopra il marito si chiude, non parla più, e poi quello è motivo dove due persone si allontanano. Quindi è importante come moglie che sappi anche regolare
le tue parole e sappi sviluppare la capacità di ascolto. Così anche tu, marito, che sappi sviluppare la capacità di ascoltare tua moglie che sente la necessità di aprire il suo cuore a te. Forse ti vuole raccontare il suo stato emotivo, forse le sue preoccupazioni, forse la sua tensione, tutto quello che vive a casa, o se lavora, quello che vive al lavoro, o quello che nel suo periodo sta attraversando. È importante che sviluppiamo una buona comunicazione nel matrimonio. Una cosa molto importante è decidere anche di risolvere i conflitti, affrontandoli uno per volta e abbandonando quello che potrebbe essere o è l'orgoglio. Quindi è importante che ciascuno di noi decidiamo di risolvere i problemi e i conflitti uno per volta. Cari, oggi abbiamo tante persone che sono preparate. Prima c'era tanta più ignoranza quanto riguarda, c'era più riservatezza. Se c'erano problemi in un matrimonio, bisogna risolverli tra di noi, non bisogna parlare con nessuno. A volte le coppie soffocavano, arrivando al punto da vivere una vita in casa, ma erano separate, estranee l'uno con l'altro. E io ti voglio incoraggiare che se hai problemi, oggi ci sono delle persone che si possono prendere cura del tuo matrimonio. Per le capacità che abbiamo, per la conoscenza che abbiamo, forse anche per l'esperienza che abbiamo acquisito, noi siamo a disposizione per aiutare le persone, per aiutare le coppie. Abbiamo tante coppie qua che abbiamo aiutato, che abbiamo incoraggiato. Ora, grazie a Dio, stanno servendo, sono insieme, i figli sono felici nel vedere i loro genitori che vanno d'accordo. Quindi è importante, se hai conflitti, non chiuderti, ma abbi la sobrietà di cercare aiuto, abbi la sobrietà di chiedere aiuto, abbi la sobrietà di andare a cercare qualcuno che ti possa aiutare a risolvere il conflitto che stai attraversando insieme a tua moglie o insieme a tuo marito. Ma non chiuderti, perché la chiusura è l'inizio della fine. E quindi è importante in tutti i matrimoni, io ti voglio incoraggiare, in tutti i matrimoni ci sono conflitti e problemi, ma Dio ci dà la chiave per poterla risolvere. La chiave prima di ogni cosa è la parola di Dio, che ci dà la soluzione per risolvere. Ma poi ci sono anche uomini di Dio che conoscono la parola, che ci possono aiutare a risolvere i problemi, a risolvere i conflitti, affinché possiamo creare un matrimonio felice. Perché, te lo ripeto ancora se forse ti stai collegando adesso, Dio vuole che il tuo matrimonio sia reso felice e che nella tua casa ci sia felicità. E quindi è importante, ricerca la felicità di Dio nel tuo matrimonio, ricerca le istruzioni di Dio per la tua casa e per il tuo matrimonio, affinché tu possa vivere su questa terra un matrimonio benedetto e una famiglia benedetta. Un'altra cosa è, riconosci che un matrimonio felice è un dono di Dio. Ma non è per scontato, è qualcosa che bisogna costruire. E quindi, ripeto, riconosci che il matrimonio è un dono di Dio. L'ideatore del matrimonio è stato Dio, perché quando Dio aveva fatto l'uomo, lo mise sulla terra e aveva dato autorità di governare, lui, Adamo, ha avuto tutta la libertà, ha avuto tutto l'onore di dare il nome agli animali, ad ogni specie di animale, aveva autorità su ogni animale che strisciava sulla terra, su quelli che volavano, su quelli che i pesci che erano nel mare. Adamo aveva tutta l'autorità, aveva l'onore. Possiamo dire che era benedetto, ma Dio si accorse che mancava qualcosa e fece la donna come aiuto convenevole per Adamo. E quindi un matrimonio, sia per la donna, è una benedizione, sia anche per l'uomo è una benedizione. Quindi è importante che tu consapevolizzi che il tuo matrimonio, e quindi è qualcosa che dobbiamo, a livello mentale, dobbiamo consapevolizzare che il tuo matrimonio è un dono di Dio. Non disprezzare il tuo matrimonio, ma riscatta e recupera il tuo matrimonio. Investi sul tuo matrimonio, non investire sul tuo lavoro. Il primo investimento non deve essere sul tuo lavoro, sul successo, ma il primo investimento che devi fare deve essere proprio nel tuo matrimonio, nella tua famiglia. E il Salmo 128, versetto 1, dice così: beato chiunque teme il Signore e cammina nelle sue vie.
E poi dice: allora mangerai della fatica delle tue mani. Mi voglio fermare un attimino su questo. Quanti uomini e quanti padri, quanto mariti hanno, scusate, hanno avuto investimenti, hanno investito il loro tempo sul lavoro, hanno avuto successo sul lavoro, ma poi hanno avuto una famiglia distrutta o un matrimonio distrutto. Perché? Perché sono mancati i principi. Una cosa molto importante, questa scrittura dice: beato chiunque teme. Temere significa avere il rispetto di Dio, non significa avere paura di Dio. Dice la parola di Dio, dice: beato chiunque teme il Signore e cammina nelle sue vie. Dice: allora mangerai della fatica delle tue mani, sarai felice e godrai prosperità. Dice: tua moglie sarà come una vite fruttifera nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come piante d'ulivo intorno alla tua mensa. Dice: tua moglie sarà come una vite fruttifera nella tua casa. E cosa accade quando un uomo ama il Signore, rispetta il Signore? Sai cosa accade? Che tua moglie nella tua casa sarà una grande benedizione. Tua moglie nella tua casa sarà una ricchezza. I tuoi figli, la Bibbia dice, come piante d'ulive intorno alla tua casa, alla tua mensa. Gli alberi sono secolari, gli alberi d'ulivo sono secolari e sono una grande benedizione. Dall'albero dell'olivo si recuperano le olive, dalle olive si recupera l'olio che serve per tutti quanti noi. Usiamo olio nelle nostre case, ma anticamente l'olio serviva per fare luce, l'olio serviva anche per curare le ferite. E tante volte i figli sono un dono e ti vanno a guarire quelle che sono le tue ferite, la stanchezza che magari affronti nel lavoro, nella vita, e quando ritorni a casa i tuoi bambini, i tuoi figli sono guarigione per te, perché ti fanno dimenticare tutti gli affanni, tutta la stanchezza della giornata. E tutto questo può avvenire se tu come uomo e come marito cammini onorando il Signore. Un po' più avanti al versetto 4 dice così: ecco, così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. E poi dice: il Signore ti benedica da Sion e possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. E così tu possa vedere la prosperità della tua casa, della tua famiglia, tutti i giorni della tua vita. E poi c'è una promessa meravigliosa per quell'uomo che teme il Signore. Non è per tutti, ma per gli uomini che temiamo il Signore e che dobbiamo crescere sempre di più nel temere il Signore, la parola di Dio dice: sì, possa tu vedere i figli dei tuoi figli, sia pace sopra Israele. Quanto è importante poter vedere generazione, quanto è importante camminare nell'ordine di Dio, temere il Signore e poter avere la benedizione di vedere i tuoi figli crescere e vedere i figli dei tuoi figli fino alla terza, alla quarta generazione. Questa è una grande benedizione. Quanto genitori ci sono che hanno abbandonato i figli, quanto genitori ci sono che si sono separati, si sono fatti un'altra vita, mamme che si sono abbandonate i loro figli, hanno fatto un'altra vita e non hanno più visto i loro figli e non conoscono i figli, non conoscono i nipoti. Una cosa molto importante che voglio ribadire, sia per l'uomo che per la donna, è importante poter avere il rispetto di Dio e della parola. È importante mettere in pratica nel proprio matrimonio, nella propria famiglia, mettere in pratica la parola di Dio, perché la parola di Dio è come quel manuale d'uso. Quando tu vai a comprare un elettrodomestico, vai a comprare una TV, vai a comprare uno smartphone, insieme nello stesso pacco, nel pacco dove trovi l'elettrodomestico, il tuo iPhone o la tua TV, troverai anche un manuale di istruzione dove ti dà indicazione di tutte le funzionalità che ha l'elettrodomestico che vai a comprare, come deve funzionare, quali sono le caratteristiche, come deve essere ricaricato, cosa devi fare prima di metterlo in funzione. Così la parola di Dio è il manuale d'uso per il tuo matrimonio, per la tua famiglia, perché il tuo matrimonio possa essere un matrimonio eccellente e attraverso il tuo matrimonio eccellente possa formare una famiglia eccellente, perché questo è il piano che Dio ha per la tua vita, per la mia vita.
problemi inerenti in alcune specifiche aree. Prima, mancanza di comunicazione. Questo è uno dei grandi problemi, la mancanza di comunicazione nella coppia. Il secondo problema che a volte si viene a trovare nella coppia è inefficace gestione delle finanze, si gestiscono male le finanze, questo causa problemi nel matrimonio. Tante volte un altro problema è l'ira, l'orgoglio o il rigetto. Un altro problema è la mancanza di amore nella famiglia. E quindi è importante che comunichiamo nella nostra famiglia, è importante che sappiamo fare una giusta e saggia amministrazione finanziaria, è importante mettere da parte l'ira, è importante mettere da parte l'orgoglio, è importante sentirci accettati nel matrimonio, quindi mettere da parte il rigetto. E poi la mancanza di amore. La mancanza di amore non è solo sesso, la mancanza di amore è qualcosa che viene dal cuore, il marito verso la moglie verso il marito. Poi un altro problema è il disaccordo sulla gestione familiare. Tante volte si gestisce male la famiglia, causa problemi. Un altro problema sono problemi sessuali o mancanza di affetto. L'uomo ha un linguaggio di parlare del sesso, di approcciare il sesso in un modo, la donna in un altro modo, ma ne parleremo un po' più avanti di questo. Tante volte sono le priorità sbagliate che causano problemi nel matrimonio, tante volte la differenza di condizione e di visione spirituale causa problemi nel matrimonio, tante volte anche il disaccordo che i coniugi hanno nell'educare i figli. Tutte queste cose che abbiamo elencato e che ancora vi voglio elencare, tutte queste cose causano problemi. L'adulterio tante volte. Si è facile comunque a tradire il proprio coniuge, questo è sbagliato, perché tradire, farsi un'esperienza come molti pensano, mi devo fare un'esperienza e devo tradire la mia moglie, mio marito, questo causa problemi nella tua vita, causa insicurezze. Per non dire che porta peccato, e il peccato continuato porta alla distruzione. E quindi l'adulterio nel rapporto matrimoniale è sbagliatissimo. Non è, molti pensano, ma l'ho fatto solo una volta, mi sono fatto una scappatella. Non permettere, non farti scappatella. Resta piantato e fedele al tuo coniuge, porta la benedizione di Dio nel tuo matrimonio. Non hai bisogno di tradire tua moglie, non hai bisogno di tradire tuo marito per essere valorizzato, per scoprire se tuo marito ti ama o non ti ama, se ama un'altra persona o se ti fa trovare più piacere quella persona piuttosto che farti trovare piacere tuo marito o tua moglie. Tutte queste cose ti portano, sono deleterie per la tua anima e anche per il tuo corpo e anche, ti dico, per la tua condizione spirituale. Un'altra cosa che causa problemi è la vita dominata dal peccato, la droga, guardare pornografia, abusi, rifiuti del lavoro, indifferenza, apatia, tutte queste cose. Ovviamente una vita dominata dal peccato è la distruzione per il matrimonio. Tu devi vivere un matrimonio santo, devi permettere alla santità di Dio di scendere nella tua vita e di manifestarsi nel tuo matrimonio e nella tua famiglia. Un altro problema sono tante volte i suoceri. La Bibbia dice che or l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, così anche la donna deve lasciare proprio la propria casa per unirsi a suo marito, per costruire la sua famiglia, il suo matrimonio. E per ultimo, non mettere il coniuge al primo posto, ma bensì mettere altre cose al primo posto. Per un marito al primo posto, anche per la moglie al primo posto ci deve essere il coniuge. Per l'uomo, marito, non ci deve essere al primo posto il lavoro, il successo e i soldi, ma bensì il coniuge. Così per la moglie, al primo posto non ci devono essere figli, il successo, la moda, le amiche, ma al primo posto ci deve essere il marito. Quando sappiamo stabilire delle giuste priorità nella nostra vita, nel nostro matrimonio, noi prospereremo. E così io ti voglio incoraggiare a continuare a seguirci, perché scenderemo di settimana in settimana, ogni venerdì alle ore 21 noi saremo in diretta, ci prenderemo del tempo e tratteremo argomenti. Perché stiamo facendo tutto questo? Perché desideriamo benedire la vita delle famiglie e riportare il modello di Dio in ogni matrimonio, in ogni famiglia. Tutto questo lo facciamo solo ed esclusivamente per migliorare la tua qualità di vita. Forse tu hai una buona qualità di vita, ma nel nostro cuore c'è quello di migliorarla, come attraverso la parola di Dio. Quindi
È importante che metti in pratica quello che hai ascoltato, perché Dio vuole benedire il tuo matrimonio. Voglio chiudere con questo. Quello che c'è nel cuore di Dio, nei pensieri di Dio, è quello di benedire il tuo matrimonio e la tua casa. Ma prima di chiudere, come ogni volta che trattiamo di questi argomenti, io desidero pregare per tutte le famiglie, desidero pregare per la tua vita, per il tuo matrimonio, per la tua casa. Padre, Signore, nel nome del Signore Gesù, questa sera io ti voglio ringraziare, benedire per la tua parola, perché per noi, Signore, la tua parola è una luce al nostro piede, Signore, e anche illumina il nostro cammino, illumina come noi dobbiamo costruire matrimoni solidi, sani, Signore, eccellenti. Io ti voglio pregare questa sera, caro Spirito Santo, ti prego per tutte le persone che stanno seguendo, per tutte le persone che stanno vedendo questo video, anche per coloro che lo vedranno un po' più avanti. Padre, ti chiedo questa sera nel nome di Gesù che la tua benedizione scenda in ogni matrimonio. Signore, noi qua abbiamo visto tante coppie essere ristorati, tanti matrimoni essere ristorati. Io ti prego per il ristoro e la restaurazione di tutti i matrimoni nel nome del Signore Gesù Cristo. Padre, ti prego, Signore, che si possa, Signore, tenere alta la tua parola in ogni matrimonio, che possa scendere un santo timore, Signore, della tua parola in ogni matrimonio, che tu possa, Spirito Santo, formare cuori di mariti sani, Signore, santi, cuori di mogli sani, santi, nel nome del Signore Gesù. Signore, che venga, Signore, tolto il peccato da ogni matrimonio e che possa essere innalzata la tua parola e la tua santità. Io voglio benedire questa sera, caro Padre, in accordo alla tua parola, Signore, ogni matrimonio, ogni famiglia, e voglio rilasciare, Signore, una santa, gloriosa e meravigliosa benedizione, Signore, su ogni coppia, su ogni matrimonio, nel nome del Signore Gesù. Signore, vogliamo ringraziarti per questo progetto meraviglioso che tu hai fatto, chiamato matrimonio, Signore, che è qualcosa che serve per benedire le nostre vite. Signore, ti prego di incoraggiare tutte le coppie, tutte le famiglie che in questo momento stanno attraversando difficoltà, che possano trovare la risposta con la tua parola per il loro matrimonio. Io li benedico, ti benedico nel nome di Gesù, perché la tua vita sia completa e benedetta con Cristo Gesù e con la parola di Dio nel tuo cuore, nella tua casa, nel tuo matrimonio. Ci vediamo prossimo venerdì, sempre alle ore 21. Ciao!